Ma io non consiglio nulla. La domanda che mi hai posto, che ti sei posto, che mi pongo, che ci poniamo un po' tutti, la risposta l'avremo dopo la partita, no? Vaffanculo, dai, va là. Checco. Cazzo, lo so io! Guarda su Wikipedia, guarda! Boh, minchia. Non è problema mio questo? Ma che ne so io? Buonasera da Fabio Caressa. Avete programmi per stasera? Pensavate di andare a vedere quel film ungherese con sottotitoli in slovacco al cinema? O forse di passare la notte a guardare le stelle mano nella mano con la vostra dolce metà? E invece no. Questa sera le stelle che non potete perdere sono quelle in campo. Seguiteci per i prossimi avvincenti 90 minuti e qualcosa di più. Che cornice di pubblico splendida! È certamente un'accoglienza degna del blasone delle squadre in campo. Fischio del direttore di gara, calcio di punizione. Si sono ritrovati in una situazione estremamente spinosa, dove commettere fallo era l'unica scelta possibile. Il problema però, Fabio, sta a monte. È che una difesa, se gioca bene, in modo organizzato, non arriva a questo punto. Non è costretta a commettere questo tipo di falli. Kreuler. Gossens. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Correa. L'arbitro non ha dubbi. Calcio di punizione. Gossens deve fare attenzione adesso, l'arbitro gli ha dato l'ultimo avvertimento. L'arbitro l'ha avvisato, ora non può più permettersi di fare falli azzardati se non vuole beccarsi un cartellino. Deve fare molta attenzione. Prova il filtrante, intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Kreuler, Lulic era ben posizionato, ha intercettato il pallone. Immobile, va via in profondità. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. La mette sulla sinistra. Alza la palla in profondità verso un compagno. Buona lettura difensiva, sarà però calcio d'angolo. E il portiere la fa sua. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Qui può partire il contropiede. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Alejandro Gomez. Hanno evitato il peggio anche se erano in inferiorità rispetto agli avversari. Bravi! Prova la giocata nello spazio. Pericolo! L'Atalanta sta provando a sfruttare tutta l'ampiezza del campo. E qui prende chiaramente l'avversario, dunque punizione. E l'arbitro gli fa capire che da qui in avanti non si faranno più sconti, alla prossima scorrettezza ci sarà il cartellino. Ecco Zapata. È rimasto intrappolato nelle maglie della difesa e non è riuscito a mettersi in posizione per tirare in porta. Correa riceve, occhio al tiro, e c'è il gol della Lazio.
prima rete per la Lazio. Una conclusione assolutamente imparabile. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. La Lazio segna il gol che sblocca la gara. Ma chi altro poteva sbloccare il risultato? È davvero l'arma in più di questa squadra. Ecco Zapata. Decide di sfruttare la fascia. Cerca un compagno. Luis Alberto. Prova a fare tutto da solo. Intervento deciso. Tutto regolare secondo l'arbitro. Vuole la profondità. Può andare. Cerca il passaggio profondo. Tocco preciso. De Roon ci prova con una palla bassa. Luis Alberto. Di forza. Luis Alberto la gioca a sinistra. Atebur si fa trovare al posto giusto e allontana. Alejandro Gomez. Passaggio sulla destra. Cerca spazio. Cerca lo spunto. Lucas allontana il pallone. Cerca spazio. E trova bene il compagno. Alejandro Gomez ferma l'azione in modo falloso. Si ripartirà con un calcio di punizione per gli avversari. Sembra che l'arbitro voglia intervenire. Eh sì, non la passa liscia. Si prende un cartellino. Duvanza. Occasione da rete. Grande giocata al volo. Ha colpito benissimo la palla. Fosse stato un po' più preciso sarebbe entrata. Gossens prova a verticalizzare. Ci mette il fisico e conquista il pallone. È rimasto intrappolato nelle maglie della difesa e non è riuscito a mettersi in posizione per tirare in porta. Ed ecco un'altra rimessa laterale. Prova la giocata nello spazio. Parolo riceve in posizione interessante. Nessuno arriva sul cross. Fallo netto, non c'è ombra di dubbio. L'Atalanta ha adesso due giocatori ammoniti in questa gara. Opportunità da calcio piazzato, occhi ai saltatori. Qui cercherà il tiro. La sua conclusione manca lo specchio della porta. Chissà cosa gli passa ora per la testa. Errori come questi lasciano sempre il segno. Palla a Correa. Avanza deciso. Cercano l'azione veloce. Vuole la profondità. Prova il tiro. Hanno trovato il gol. Questa adesso è una seria ipoteca sulla partita. Grande azione. Tutta la squadra si è mossa perfettamente, con i tempi giusti. Ha sfruttato nella maniera migliore questo contropiede. A 0 dunque. Si trovano nella posizione. Primo tempo che si conclude dunque qui. Le squadre stanno tirando il fiato, come giudichi il loro primo tempo? Non ha niente da cambiare nell'assetto della squadra in questa pausa. Dovrà cercare di non complicarsi la vita, ma è difficile che accada. Oggi è davvero in palla. 2-0. Un verdetto importante dopo questi primi 45 minuti. L'azione già. È un grande riflesso qui. È stato splendido l'intervento del portiere. Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava, Fabio. Luis Alberto la metterà in mezzo. Occhio ai saltatori che sono arrivati. Josip Ilicic. Alejandro Gomez. Ecco Zapata. E trova il compagno. La butta via e fa respirare la difesa. De Roon. Zapata. Si allunga e trova la palla. Lucas è l'autore del fallo.
Credo che questa sia la prima volta che provano ad attaccare per vie centrali. Finora hanno preferito sfruttare le corsie laterali. Va il tiro! Va in rete! Sono entrati in campo con un altro passo, si vede subito in questo secondo tempo. La difesa era ben schierata, ma è riuscito comunque a trovare lo spazio e a insaccare. Ha difeso benissimo il pallone, con il fisico, poi si è coordinato e è andato al tiro. C'è solo un gol adesso a separare le due squadre. Dovevano segnare prima possibile in questo secondo tempo e l'hanno fatto. Ora devono puntare al pareggio. Lancio lungo del portiere. Immobile, riceve la palla. Il portiere la calcia lontano. Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Vedo che la difesa non sale più, non punta sul fuorigioco. E vogliono proteggersi dalle imbucate, non concedono la profondità. Sanno che gli avversari sono bravissimi negli inserimenti e preferiscono affrontarli con prudenza. Evidentemente la tattica è questa. Ecco, ma è una tattica giusta? Secondo te fanno bene o fanno male? Ma guarda Fabio, ogni strategia ha dei pro e dei... Devono riprovarci. Questa potrebbe essere la strada giusta per riaprire la partita. Infatti... Francesco Acerbi si è fatto trovare pronto. Parolo riceve un pallone interessante sulla fascia in profondità. Bella serie di passaggi. Lancio lungo del portiere. Alejandro Gomez. Immobile, ha già segnato due gol oggi. Riceve in ottima posizione. L'arbitro ha ravvisato un'irregolarità. L'allenatore decide che è il momento di inserire forze fresche. Immobile esce dopo aver dato un buon contributo ai suoi come marcatore. Ottimo disimpegno, fondamentale. Badeli. Caicedo. Freuler riesce ad allontanare. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Prova il filtrante. Atebur non riesce a servire il compagno. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. Duván Zapata, opportunità di ripartire. Che succederà ora? Il gol ha sicuramente cambiato gli equilibri della partita. Hanno dimostrato di essere ancora vivi, sicuramente continueranno a insistere per trovare il pareggio. Tentativo in avanti, lungo. Ecco Zapata. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo. Devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Cerca un compagno. Alejandro Gomez scatta verso il pallone. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Ha la possibilità di andare verso la porta. Masiello sbroglia la situazione. Ultimi controlli a bordo campo, passaggio di consegne tra chi sale in cattedra e chi va sotto la doccia. Era chiaramente in debito d'ossigeno, non poteva più continuare così. Pallone rasoterra in area. Palla allontanata senza troppi complimenti. Lucas! E sì, trova la rete. Proprio nell'angolo, il portiere non poteva farci nulla. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta. La sentiva, ha colpito di puro istinto, trovando l'angolo giusto.
Due gol di distacco che hanno sparigliato le carte in tavola. Alejandro Gomez. È rimasto intrappolato nelle maglie della difesa e non è riuscito a mettersi in posizione per tirare in porta. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. Cerca spazio. Trova il compagno in buona posizione. Ottimo intervento! Masiello allontana il pallone. Ed ecco l'ultima sostituzione a disposizione del mister. Sostituzione comprensibile. Sembrava molto stanco, meglio far entrare un giocatore fresco. Palla del portiere, ha bloccato senza problemi. De Roon. Prova la giocata nello spazio. Da lì può segnare. Oh, bella parata! De Roon. Freuler. È davvero una bella serie di passaggi questa. La lavagna luminosa indica 2 minuti di recupero. Marusic. Si chiude dunque la sfida con il fischio dell'arbitro. Ce l'hanno fatta, una grande vittoria. Sono riusciti a vincere sugli avversari e ora i tifosi possono festeggiare. Che partita si è giocata oggi, Luca? Hanno giocato bene, scegliendo di attaccare e sfondare soprattutto per vie centrali. E grazie alla qualità di questo gioco offensivo sono riusciti a ottenere una vittoria meritatissima. Where are you now?